Oggi hai tutto lo spazio che vuoi, tutto il comfort che vuoi, tutta la sicurezza e tutta la libertà che vuoi. Domani ti ricorderai di tutte le persone che hanno voluto viaggiare con te. Nuovo Fiat Fremont, tutte le auto che vuoi. Nuovo Fremont a 24.900 euro, tutto di serie. Il sindaco Perrone tra auguri e bilanci. Scambio di auguri anche in questura. Manovra Monti, il PD favorevole. Giallorossi da oggi in vacanza. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24, giornata di auguri oggi a Palazzo Carafa. Paolo Perrone ha colto l'occasione per ripercorrere i suoi 4 anni da sindaco e per elogiare il lavoro svolto dalla sua amministrazione. Novità per il 2012, l'ammodernamento di Piazza Mazzini. Vediamo i servizi. Un augurio carico di speranza giunge dal sindaco Paolo Perrone, soprattutto ai giovani, che hanno tutte le carte in regola, dice, per venire fuori dall'attuale situazione di crisi grazie alle loro capacità e competenze acquisite con anni di studio e che spero potranno trovare una realizzazione professionale nel Salento e a Lecce. Si avvicinano le elezioni amministrative, i toni della campagna elettorale sono già accesi, ma il sindaco si augura possano placarsi anche se... Lui è tranquillo però, in quanto la sua amministrazione per 4 anni ha lavorato con responsabilità, rigore e serietà, affrontando e superando delicate e complesse questioni. Io sono convinto che questa amministrazione, in una difficoltà soggettiva, cioè che ha riguardato in modo particolare il Comune di Lecce, in una difficoltà congiunturale che ha asfissiato tutto il mondo occidentale, ha fatto, credo, sino in fondo il proprio dovere, affrontando problemi difficilissimi, risolvendoli, rimettendo in equilibrio il bilancio del Comune di Lecce. Poi abbiamo anche avuto la possibilità di fare anche attività di investimento. Abbiamo inaugurato il Dopo di Noi, è un valore simbolico straordinario. Abbiamo continuato a valorizzare il nostro patrimonio, Palazzo Vernazza, forse il palazzo più bello del nostro patrimonio già straordinario, patrimonio architettonico, e poi Porta Napoli, e poi il sedile. Abbiamo realizzato un nuovo asilo su Via Merine che inaugureremo col nuovo anno, diciamo, scolastico. Abbiamo realizzato il waterfront di San Cataldo, a brevissimo inaugureremo il Parco dei Bambini e poi la Trax Road, e poi inizieranno i lavori di quello splendido intervento realizzato da un grandissimo architetto internazionale che è Alvaro Sizza. Scegliere la strada della discontinuità su alcuni argomenti, BOC, Via Brenta e Filobus, ha dichiarato il primo cittadino, ha significato spaccare inevitabilmente la mia maggioranza e avere in campagna elettorale un'avversaria in più e un'alleata in meno. Una nuova idea di città è stata presentata oggi a Palazzo Carafa. Piazza Mazzini al centro del progetto, che prevede la sua riqualificazione, il nuovo volto che assumerà e il suo ammodernamento. Insieme a Piazza Sant'Oronzo, Piazza Mazzini rappresenta il luogo tradizionale d'incontro, costituisce il principale polo di attrazione, concentrando attorno a sé la vita sociale cittadina, quella commerciale e quella turistica. Partendo dalla convinzione che una città fatta di adeguati spazi pubblici favorisce lo sviluppo, la convivenza civile, la comunicazione e l'aggregazione sociale, e che quindi gli interventi di riqualificazione urbana hanno la funzione di accrescere lo spirito di aggregazione della popolazione e migliorare la vivibilità, la giunta comunale ha deciso di indire un concorso di idee per la riqualificazione della piazza leccese. La prima fase del progetto consiste nell'ascolto, nel coinvolgimento dei cittadini nelle loro proposte di miglioramento, che partirà all'inizio del mese di febbraio, e poi si formulerà il documento programmatico derivato dalla sommatoria di idee, che costituirà la parte più importante del bando pubblicato entro fine marzo. Attraverso la partecipazione degli abitanti, la piazza storica di Lecce, Piazza Mazzini, avrà così un nuovo aspetto giovane e moderno. Ragazzi, buon lavoro! Grazie. Buon lavoro non soltanto ai giornalisti, agli operatori, ai camera, ai fotografi. E lo scambio di auguri natalizi è avvenuto anche in questura, dove il questore Vincenzo Carella ha illustrato un anno di attività della Polizia di Stato. Paolo Panico. Non è stata solo l'occasione per scambiare i classici auguri natalizi con la stampa, ma anche quella per presentare il calendario ufficiale della Polizia di Stato e soprattutto ricordare quanto la sezione leccese sia vicina al proprio territorio.
un appuntamento sentito per il questore Vincenzo Carella, da poco insediatosi nel territorio provinciale, ma con alle spalle già una serie di interventi che hanno visto varie pattuglie volanti contrastare reati criminosi quali rapine, spaccio di sostanze stupefacenti, aggressioni fisiche e immigrazioni clandestine. Soprattutto per quanto concerne quest'ultimo, l'operatività dei militari si fa più complessa, dovendo distinguere migranti in nuclei familiari, minori d'età, rifugiati politici e successivamente attuare le misure sia di primo soccorso che di collocazione di queste persone alla ricerca di una nuova vita nel nostro paese. Ecco perché spesso la flagranza di reato non è sempre possibile, pertanto la partecipazione attiva dei cittadini alla vita civile risulta fondamentale. I problemi che abbiamo sottolineato ci hanno messo a dura prova, ma noi abbiamo risposto, ritengo, con grande impegno e elevando discretamente il livello di sicurezza di questa provincia. L'aumento degli arresti del 20% negli ultimi 6 mesi, delle denunce a piede libero e di un innumerevole numero di elevato diciamo, di controllo del territorio, io penso che ci può ritenere abbastanza soddisfatti. In via Tasso invece questa mattina il Partito Democratico ha convocato una conferenza non augurale ma incentrata a discutere gli effetti della manovra Monti. Paolo Panico. Il fatto che il PD abbia appoggiato la manovra varata dal governo Monti non deve essere visto come motivo di strumentalizzazione politica, bensì un atto dovuto per il Paese. Lo ha voluto ribadire espressamente questa mattina il Partito Democratico Leccese presso la sua sede sita in via Tasso. In gioco c'è la salvezza dell'Italia, il sostegno al Premier vuole garantire un primo step per il salvataggio dalla crisi europea della nostra nazione. L'impegno del partito è stato in questi giorni quello di discutere la manovra rendendo più forte il principio dell'equità senza il quale non può esserci né rigore né crescita. Un provvedimento che si presenta serio, profondo e strutturale e d'altra parte il suo essere percepito come doloroso deriva proprio da questo. Manterranno dunque grazie al PD l'adeguamento all'inflazione tutti coloro che prendono fino a 1.400 euro lordi di pensione al mese. È stata inoltre attenuata la penalizzazione delle uscite precoci ed in più una deroga per quei lavoratori in mobilità o in disoccupazione. E oggi, come dire, le famiglie devono trovarsi a fare i conti con questo. Io spero, e questo è l'impegno del Partito Democratico, che oltre alle modifiche che abbiamo apportato in Parlamento, già a partire dal milleproroghe ci siano ulteriori interventi a sostegno delle famiglie più in difficoltà e a sostegno dello sviluppo. L'ultima cosa che mi interessa molto ricordare è che grazie alla battaglia che abbiamo fatto come parlamentari del PD c'è un intervento di sostegno alle assunzioni, in modo particolare nel mezzogiorno e in modo particolare per i ragazzi e le ragazze al di sotto dei 35 anni. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria. Ladies and gentlemen, Victor 1966, 45th anniversary. Victor 1966, evoluzione continua. Ho sempre sognato un mondo più pulito. Lo sogno anche per il futuro di mio figlio. L'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy, un forte equilibrio tra innovazione e tradizione attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole. Ora tocca a te, Crivalex Energy, www.crivalexenergy.it. Infine lo sport, si è concluso nel peggiore dei modi l'anno per i giallorossi che da ieri sono in vacanza. Si spera di trovare alla riapertura del mercato di gennaio qualche rinforzo. Luigi Taurino.
Dopo aver chiuso il 2011 con una sconfitta, i giallorossi sono partiti per le vacanze. Se meritate o meno, quello lo lasciamo decidere ai tifosi che seguono di domenica in domenica le sorti dei salentini. Certo è che per le festività natalizie gli uomini di Mr. Cosmi sono stati avari di regali nei confronti dei loro sostenitori. Regali ci sono stati sì, ma a vantaggio delle squadre affrontate. Due gol al Parma che hanno consentito ai crociati di pareggiare la partita ad una manciata di minuti dal termine e quattro reti all'Inter che hanno permesso agli uomini di Ranieri di vincere una gara nel dominio più assoluto. Il cambio di allenatore ha sortito gli effetti sperati solamente dal punto di vista della grinta in campo, ma i limiti sono sempre gli stessi: distrazione, mancanza di concentrazione, totale assenza di cinismo sotto porta. Tutti i reparti sono colpevoli, molti giocatori non hanno reso per quel che si sperava ed altri, rispetto alla passata stagione, non sono riusciti a migliorare le prestazioni. La sfortuna ci ha messo un po' del suo, con una serie di infortuni che soprattutto negli ultimi tempi ha decimato la squadra, ma è anche vero che i demeriti sono troppi per appigliarsi alla sorte. Il Natale è andato così, pazienza, ma tra poco si apre il mercato di riparazione e ci si augura che in questa occasione la Befana faccia trovare nella sua calza qualche dono utile per conquistare una salvezza ad oggi lontanissima. E non solo carbone da distribuire equamente tra giocatori e società. Era il nostro ultimo servizio, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.